Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo. Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi! Molto bene, se la tortura non funziona, forse ci riuscirà un po' di tenerezza. Mi piace il tuo gusto in fatto di donne. Sì, credo che noi due passeremo insieme dei gran bei momenti. Sì, ti piace così, non è vero? Oddio, guardate, mi faccio sesso con un maiale. Niente paura, quelli sono addestrati per restare perfettamente immobili. State a guardare. Ehi, hey, Margarettaccio! Oh, ma che diavolo? Pensavo che voi inglesi non vi muoveste mai! Solo le nostre donne! Cosa ti aspettavi? Quei bastardi hanno trasformato in fumatori generazioni di americani con la loro pubblicità subliminale. Timmy, dov'è Lessie? È fuori nel frutteto, mamma. Le pesche stanno maturando un po' prima quest'anno. Fumate! Sai come si dice, Jimmy? Pesca in anticipo, estate lunga. Fumate! Che cosa c'è, Lessie? Non state ancora fumando! Ciao, posso fare qualcosa? Sì, un'azienda mi ha assunto per starti vicina per farti risultare più bella al confronto. Ma è ridicolo, io non ne ho bisogno. Hey, Maggie, ti sei fatta meno brutta? Sì. Sentito, ragazzi, siamo liberi! No, sì. Preparatevi a morire! Chissà qual è l'effetto che si prova. Oh, ehi, fa male! Cavolo, è questo che faccio alla gente. Forse... è meglio non andare in giro. Guarda, Meg, sono quella pattinatrice coi denti da cavallo. Hai presente quella ferita alle gambe che in fondo se l'era andata a cercare? Bellissimo quell'otto, mamma. E vai! Da questa parte, entrate! Dio la benedica per l'aiuto, padre. È la volontà di Dio, mia cara. E vai! Ehi, Meg, hai già 18 anni? No. Ehi, Chris, come andiamo? Beh, ecco, sono contento. E vai! No, questa è una catastrofe. Ah, questa è una catastrofe. Prova a perdere un testicolo in una rissa al coltello con tua madre. E come fai con il bar? Non è più il mio bar, ho venduto tutto. Si preoccupi qualcun altro degli uragani. Ma chi compra un bar distrutto? Il bar non è distrutto. E poi c'è ancora! Oh, grazie, signore! Oh, non importa. Lo vedi, Eliza Pinchley? Vuoi accattare in un fiore, pupotto bello di mem? Mi scusi, immagino che lei voglia dire se desidero un fiore. Certo, non si può dire che la giovane mastichi la lingua come un chewing gum. E che idea, che cosa non ti piace con lo modo mio di parlare? Oh, tutto, mia cara! Tieni, ti do 6 penny se tieni la bocca chiusa e te ne vai! Ok, pronta, Bonnie? 1, 2, 3, vai! Oh mio Dio, posso camminare? È un miracolo! Scusa, papà. Zitto e prendi la sedia. Ecco un bel corpo visto da uno specchio deformante. È incredibile, Bonnie, sei in forma smagliante. Grazie, Lois. Segui un corso di Tai Jitsu, devi venirci qualche volta. Mi piacerebbe molto. Oh, il bimbo sta scalciando, volete sentire? E come no? Ah, cacchio! Anche sei un pupo morto, piccolo! Che cacchio! Meglio sbrigarsi, signor Tucker. Sto arrivando. Oh, guarda, sta danzando per me. È come una forza incredibilmente benevola che mi vuole far sapere che non c'è nulla di cui aver paura. A volte c'è tanta di quella bellezza nel mondo che il cuore pare dovermi scoppiare. È solo una cartaccia che vola nel vento. Hai una vaga idea di quanto sia complicato il tuo sistema circolatorio?
Bene, bene, bene. Sembra che il destino abbia cospirato in nostro favore, Meg? Sentimi bene, sta alla larga da me, Neil. Solo perché lavoriamo insieme non vuol dire che tu debba piacermi. Dammelo subito! Come hai detto? Dammelo, Neil! Dammelo subito! Dammelo, Neil! Sì, credo che funzionerà alla grande. Ehi, ragazzi, ehi, sapete cosa faccio io? Lavoro in una fabbrica di giocattoli e sapete che cosa faccio lì? Scommetto che sei uno di quegli sfigati che lavorano alla catena di montaggio tutto il giorno ad avvitare le teste sulle bambole. Dici che è venuta dritta? Non lo so. Buh! Brutto verme solitario! Sì, Griffin, la prego! Gioca a pallone nel parco dopo la scuola, lo pesti lì. Allora, qualcuno ha altre domande per il signor Griffin? Ma se non mi fossi trovata a pochi secondi dalla morte, non l'avrei mai fatto! Chi sanno di mente l'avrebbe fatto? Beh, sono andata un po' in giro per scoprirlo. Lo bacereste questo tizio? Oh, no! Neanche per sogno! No! 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 Oddio, no! Ma come ti viene in mente, no? Tesoro, tesoro, non ti ricordi dove era lo sgabello? Oh, Mary! Ti trovi in cucina, tesoro? Sei un po' disorientata, lascia che ti aiuti. Ecco, la scala è qui. Grazie, pa. Bang! Sono Daniel Boone! Sono un boscaiolo! Sono grande e grosso! Bang! Bang! Ora sono Pat Boone in uno special natalizio con Andy Williams! Ah, che meraviglia! È quasi come se il mondo fosse stato creato apposta per me! Dici che sa di noi, Christoph? No, è un idiota! Mi dispiace, papone, ho rovinato il campeggio a tutti quanti! Ah, non è colpa tua, Chris! Sono stato un fallimento come padre. Da adesso in poi sarà giù tuo padre. Cleveland? Insegnerò io al ragazzo. Vieni, figliolo, ti insegnerò le leggi del branco. Peter, che cosa succede? Oh, è così evidente. Beh, fai sempre lo scherzo dei teschi quando sei depresso. Parla con me. Beh, è solo che sto cercando di insegnare a Chris come essere un uomo, capisci? Gli ho insegnato come mangiare un biscotto ripieno. Allora, Chris, per mangiare un biscotto ripieno devi prima girarlo, dividerlo in due e leccarlo. Ora prova tu. Un pacco per il signor Quagmire. Oh, mi scusi. Ce l'ho anch'io, un pacco per te. E vai. Tentativo inutile, ormai sono diventato immune. Coraggio, ragazzo, dille qualcosa. Mi scusi, ha fatto cadere qualcosa. La mia mandibola. E vai. Niente male, ragazzo. E vai. Ehi, che succede, ragazzo? A mio papone non interessa più niente di me, lo so. Vabbè. Beh, senti, almeno tu un papà ce l'hai. Quando io ero piccolo eravamo solo io e mia madre. Oh, sembra che qualcuno abbia fame. E vai. E vai. Oh no, no, porca miseria, ho finito i soldi. Accetti il bancomat? Certo. Mi fai anche l'estratto conto? Meg, non ti serve cambiare aspetto. La maggior parte dei problemi del mondo nasce dalla mancanza di autostima. Mamma, posso alzare il riscaldamento? Oh, non toccare il termostato, Meg. Lo sai che papà si arrabbia. Andiamo, mezzo grado, neanche se ne accorge. Ti ha toccato il termostato? Dio, come fa già a saperlo? Sesto senso, Meg. Ogni padre ne ha uno. Ti avverte quando i figli giocano col cursore. Ho il coso in tilt, il tuo termostato, è ok? Sì, tutto in ordine. È qui, mio figlio. Tranquillo, falso allarme. Oh, cacchio, come diavolo faccio a dirglielo a Lois? Se scopre che mi hanno licenziato perché ho bevuto, dirà che è colpa mia. Mentile, è consentito mentire alle donne, non sono persone come noi. Beh, non lo so. Dov'è il tuo collega? Andiamo, bastardi, farò tardi al lavoro. Oh, ecco, stupendo, perfetto. Peter, si può sapere che cosa ti prende? Tesoro, lo sai che se c'è qualcosa che non va puoi dirmelo. Scusa, amico, ho fatto tardi. Cosa mi sono perso? Oh, grazie a Dio sei qui. Cosa devo fare? Digli di chiudere il becco, è nei guai fino al collo. Ah, non lo so. Ehi, dov'è il tuo collega? Oh, dico io, roba da non credere.
Ok, allora, qualche handicap, anomalie fisiche, accusa disturbi particolari? Ecco, non ho mai scorreggiato prima dei 30 anni. Che cacchio di diavolo è stato?